Nino, mi serve un casco per l'estate che è prossima, fammi provare qualsiasi cosa, belli, bellissimi, grandi, grossi, proprio qualcosa di... Ottimo, direi... Eccezionale. Marcellino, hai finito di provare caschi? Allora, io scherzavo in realtà per introdurre un argomento molto serio. Serissimo, il casco. Il casco, che ti ricordo, è un dispositivo di protezione passiva che deve essere indossato da tutti coloro che guidano motoveicoli e ciclomotori. Il casco però deve essere un casco omologato e quindi rispondente a determinati parametri previsti dalle direttive e dai regolamenti dell'Unione Europea. Ma che cos'è l'omologazione? Omologazione significa che il casco deve aver superato determinati test di resistenza, per cui è stato approvato. E omologazione significa garanzia per tutti gli utenti che lo indossano. Ti ricordo però che il casco deve essere indossato correttamente, quindi ben calzato sulla testa, ma soprattutto allacciato. Oh, le sanzioni per chi non indossa il casco quali sono? Le sanzioni sono previste dall'articolo 171 del codice della strada e si tratta non solo di una sanzione pecuniaria, ma anche quella del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni o addirittura 90 giorni in caso di recidiva biennale. E che dire di chi per imitare i campioni del MotoGP si appoggia il casco sulla testa? Ma Marcellino, indossare il casco scorrettamente equivale a non indossarlo affatto. Quindi indossiamo sempre il casco in modo corretto perché ci salva la vita.